Donna Mariani, donna Mariani! Ehi, te ne orecchie futurate di prosciutto! Ti ho sentito! E che passate a Lucca in questa maniera? È arrivata la posta! Ah, guarda porta indisponente, villano, analfabeta! Si capisce, ha parlato la moglie dell'onorevole Scorza di fa. Signore, qua ci sono due cambiali del credito italiano! E come va che non le azzeccate vicino alla mezza porta del palazzo? Eh sì, non l'ho azzeccata perché vicino alla porta del palazzo si azzeccano solo bigliettini di morta. E speriamo che io possa leggere presto il tuo nome. Vabbè, venite a pigliare queste cambiali. Dalla, se tengo le cambiali, significa che tengo credito, fiducia, hai capito? Credite, come se io non sapessi fatte e tutto quanto. Senti, aspettami un momento, che vengo giù e parliamo da vicino. Scendete. La fila da torcere a esse e a quello papà bizzocca democristiano del tuo marito. Ma è finita, poco altro tempo e qua diventiamo tutti russo come Malluna. Eccomi qua, ma tu hai capito che non ti devi prendere tutta questa confidenza? E voi non dovete fare l'indisponente, ecco. Ah, io rappresento l'autorità del palazzo e se voglio vi faccio cagnaria. Vabbè, Io ha parlato il vedo. cacaglio. E perché poi sei lecito? Perché i figli vostri sono la schifezza del palazzo. Ecco, sì signore, uno me ne scorza di melone portuale dall'altra parte, l'altro c'è scatolini di formaggino mio e l'altro il più piccolo, il vostro. Bebè, bebè. Beh, quello se si piazza come Garibaldi si mette a fare la pipì ma mezza alle scale. Gesù, vedete? E voi vi impressionate per un po' che i pipì che fanno a creature? Non poco, quelle mi parlano le cascate del Niagara. Cominciano dal secondo piano e finiscono fuori al palazzo. Ma che mangiano? Melone, mattina e sera. Sciù! Per la faccia tua, va! I figli miei, se non lo sai, mangiano come principini. Formaggino mio, biscotti al plasmon, cioccolata perugina al latte ed infine gelati agida! È finito il primo tempo. Io credo che tutta questa roba, i bambini vostri, se la mangiano la sera quando vedono il carosello in televisione. Davvero, fai lo spiritoso, ma tu lo sai che ti faccio mandare via? Lo sai che io faccio avere una lettera all'onorevole amico di mio Ah marito? sì, io la lettera ce la mando a Cosininge e a costo di far scoppiare una guerra fra la Russia e l'Italia. Sì? Sì, è da questo momento, sapete? Se volete sapere se c'è posto, dovete passare vicino a me e dire signor papà portiere. È arrivata la posta e non voglio più vedere scorze di meloni in mezzo alle scale, avete capito? E poi per ultimo dovete cucire il pantaloncino al bambino piccolo. Eh Bebè! sì, perché se devi imparare a dire mamma, voglio fare pipì, come dire faccio io con mio figlio. Sì, e a dove sta o figlio vostro? Ancora devo uscire. Dove deve uscire? No, A dove sta? non c'è, ancora devo partorire, mamma mia moglie. Ma vedete, ma io ho capito. Questi sono numeri, va. È meglio che me ne vado sopra. Momento, non me ne andate sopra. Un'altra cosa, voi a Pasqua e Natale siete l'unica che non pagate al portiere. Ecco, e qua ti è caduto il ciuccio perché tu vai a trovare i denari. Già, e allora cominci a darmi 45.000 lire al mese che io pago in quella catapecchia di casa. Io. Eh sì, perché tu la luce, il gas, la casa e tutto il resto ce l'hai gratis. Che posso passare qua in India. Tu io padrone di casa mia e il tuo bambino che deve nascere. E adesso chiama Bebè. Bebè, scenda mamma! No, no, Scenda non ho mamma! chiamato, Sì, signore, sì! no! Chi se viene capo per piscia, hai capito? I cambi bombi, se si allaga il palazzo! Scostumato! Signore, ce la Analfabeta! vediamo domani, ma io a dove, ma facciamo piacere!